Senza barba sono super grasso. Oh! Nel mondo ci sono svariati tipi di persone. Quest'oggi andrò a vedere alcune persone, appunto, che hanno rotto il sistema. Ma cosa significa rompere il sistema? Questa è una definizione mia, non so se è la definizione più adatta. Comunque, rompere il sistema significa aggirare le regole in modo strano. Cioè, non significa infrangerle, significa aggirarle. Adesso, appunto, andremo a vedere alcune persone che hanno rotto il sistema nel mondo. Partiamo con questa... Partiamo con questa prima foto. Sia nella parte sopra il tizio che ha praticamente le ganasce all'auto, perché probabilmente era parcheggiato in un'area vietata. E quindi, pur di non pagare la multa e pur di portarsi l'auto a casa, cosa fa? Lui prende il crick, solleva la macchina, stacca la ruota e mette la ruota di scorta. Lascia la ruota lì e se ne va. Cioè, ragazzi, questo è un genio. Io non so poi come sarà l'epilogo di questa vicenda, quando non pagherà la multa e lascerà la ganascia lì con il cerchione, il lega tra l'altro, che costa un sacco, lasciato lì. Che poi, pensandoci, cioè, forse ti costava meno la multa che un cerchio nuovo. Quindi, prima di fare questa cosa, ok che hai rotto il sistema, però prima di fare questa cosa potevi riflettere un attimo, perché non è worth, secondo me. In questa foto particolare abbiamo un cartello che c'è scritto no bicycle riding, quindi no bici, no rollerblade, no skating, no skateboarding e no scooter riding. Arriva lui e c'ha il monopiede lì, come cazzo si chiama, non so come si chiama quella, comunque la bicicletta con una ruota, io la chiamo così. Ovviamente non è vietato, non c'è scritto nel cartello quel tipo di mezzo di trasporto, e quindi lui rompe il sistema e passa comunque perché non è vietato con il suo monopiede lì. Come cazzo si chiama sto coso? Monopiede? Non mi ricordo. Ragazzi, in questa foto abbiamo il genio, il bambino più ingegnoso del mondo. Io non so quanti anni abbia, ma è veramente un genio e da grande potrà fare grandissime cose. Perché? Leggevo prima la parte sopra. Il cibo non ha messo in sala, quindi il cibo non può andare in salone perché magari sporchi i divani e così via, ci può stare. Però il tablet non è ammesso in cucina, perché quando si pranza e si cena deve essere un momento di dialogo con la famiglia, e quindi il tablet e i dispositivi elettronici non devono esserci. Ma questo bambino, ragazzi, rompe il sistema perché si mette sul ciglio della porta fra la sala e la cucina e lascia il cibo da una parte e il tablet, come potete vedere, dall'altra. E ha vinto tutto, ragazzi. Sta praticamente cenando, sta facendo il suo spuntino sulla porta. E no, e si è premurato di non mettere il tablet in cucina e di non mettere il cibo in sala, perché altrimenti legnate a non finire. Ragazzi, questo bimbo è un fottutissimo genio. Cioè, non è che ha rotto il sistema, lo ha distrutto. Poi abbiamo una chat, probabilmente è un primo approccio di questo ragazzo a questa ragazza, no? E giustamente per farsi conoscere gli scrive: send me a pic of you in bra, che significa mandami una foto mentre sei in reggiseno. Denise, che è la ragazza, risponde ok, stampa una sua foto, prende un reggiseno, la mette sul reggiseno e gli manda la foto di Denise sul reggiseno. Ragazzi, come triggerare una persona e come rompere veramente il sistema in tutti i modi. Ragazzi, quante volte ci è capitato di trovare l'adesivo che, se rotto, invalida la garanzia? Ora, in molti dispositivi tecnologici, in molti strumenti, in molti, appunto, oggetti dove bisogna smontare qualcosa, solitamente in una vite, in un bullone, in quel che è, c'è un adesivo che c'è scritto sopra: se rompi questo, via la garanzia, perché significa che hai smontato e hai manomesso il dispositivo o quel coso che o quella cosa che stai andando a smontare. Qui abbiamo un utente che ha questo adesivo gigantesco messo su un disco. Il disco è contenuto in una bustina di carta, quindi facilmente aggirabile. Ho scritto: se rompi questo adesivo, accetti il contratto di licenza, bla 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 bla. Lui giustamente non voleva probabilmente accettare questo contratto di licenza e apre il disco da sotto. Quindi lui in teoria non ha accettato niente. Cioè, ragazzi, lui non ha accettato niente, quindi può prendere questo disco, lo può rimettere all'interno della sua bustina, mette un po' di scotch e fa il reso a chi deve. Ha vinto, cioè, proprio, ragazzi, è giustissimo. Cioè, è assolutamente giusta questa cosa. Lui non ha violato nessuna regola, quindi può fare quello che vuole. Ragazzi, questo ragazzo ha vinto tutto.
A destra non si può parcheggiare, a sinistra si può parcheggiare, ma devi pagare il parcheggio al box del pagamento del parcheggio. Ma in questi due pali che sono messi, ragazzi, non è specificata la zona centrale. Nella zona centrale cosa puoi fare? Probabilmente puoi parcheggiare gratis. E infatti questo ragazzo, questo proprietario di questa moto, ha ben deciso di parcheggiare in mezzo a questi due pali, nella zona dove praticamente è terra di nessuno sostanzialmente. Quindi parcheggi gratis. Se la mettevo un po' più a destra non poteva parcheggiare, un po' più a sinistra doveva pagare, in mezzo gratis. Cioè c'è solo il parcheggio per lui, ragazzi. Io poi non so se sarà passato un controllo stradale ad accertarsi di questo caso. Il ragazzo qui, il proprietario della moto, ha assolutamente vinto, perché per me non ha violato nessuna legge. Cioè ha rispettato perfettamente le regole. Questo è un classico, ragazzi. Bambini che hanno un'intelligenza e una dote di immaginazione molto alta. Probabilmente questo è un compito in classe, un compito di matematica probabilmente, o di geometria, no, probabilmente di geometria. E il compito era: dai un nome a queste forme geometriche sostanzialmente. Quindi rispettivamente quadrato, triangolo, esagono e così via. Però il bambino o la bambina che sia, non lo sappiamo, siccome ha un'immaginazione piuttosto piuttosto avanzata, non ha deciso di dare i nomi giusti alle figure, bensì ha dato dei nomi di persona: Jade, Charlotte, Charlie, Sofia, Maria, Emily, Harriet. Ragazzi, queste forme geometriche da oggi si chiameranno non più quadrato ma Jade. Io spero che la maestra gli abbia messo 10 per l'immaginazione. Ragazzi, ma non solo persone rompono il sistema, ma anche degli animali probabilmente vogliono la loro parte. Qui siamo con questo cane che probabilmente, purtroppo, non si sa per quale motivo, il cane in questa zona non è permesso. Infatti, in teoria, dovrebbe esserci scritto no dogs allowed, quindi cani non permessi. Tuttavia, questo cane, siccome vorrebbe entrare in questa zona, non si sa, poi tra l'altro mi sembra tipo un marciapiede, una zona pubblica, una zona aperta, quindi non so perché i cani non possono entrare in questa zona, però fatto sta che il cane si pianta sul no e c'è scritto solo dogs allowed, quindi cani permessi. Ragazzi, lui può entrare, lui ha cancellato il no. Adesso io mi aspetto che dopo che si alzi abbia fatto una cagata grossa così e abbia cancellato il no, così da permettere a tutti gli amici a quattro zampe di poter entrare in questa zona, che, ripeto, mi sembra un marciapiede, quindi una zona pubblica. Quindi non capisco perché il cane non possa entrare in una strada. Perché? Cioè, non mi sembra un luogo chiuso. Cioè, posso capire se sei in un negozio, quindi dice, vabbè, non vuoi il cane, lo posso anche capire. Ma in una strada, su un marciapiede, perché non dovrebbe entrare un cane? Non lo so. Fatto sta che questo cane ha rotto il sistema. Quindi non solo bambini, non solo adulti, ma anche gli animali spaccano e distruggono il sistema. Bene ragazzi, queste erano solo alcune delle milioni di persone che esistono nel mondo che hanno rotto il sistema e che hanno aggirato le regole in qualche modo, pur non infrangendole, perché rompere il sistema significa non infrangere le regole ma aggirarle. Fatemi sapere se voi avete mai rotto delle regole in qualche modo, cioè se avete proprio avuto il brivido di rompere il sistema e di aggirare le regole in qualche modo pur non essendo in torto. Perché io, per quel che mi ricordo, non penso di aver fatto mai una cosa del genere. Ma perché, ragazzi, sono stato un bambino che non ha avuto mai una grande immaginazione. Adesso faccio lo youtuber, non lo so, ragazzi, non lo so, io non mi ricordo niente. Quindi anche se tipo anni fa avessi fatto una cosa del genere, di sicuro non me la ricorderei, perché manco mi ricordo quello che ho mangiato oggi a pranzo, fate conto. Comunque, fatemi sapere nei commenti se voi avete appunto mai distrutto delle regole, avete mai rotto il sistema. Io spero che come sempre questo video vi sia piaciuto, da un video che è tutto, e ciao ciao!